Roberto Furfaro, ecco, siamo stati in fiera a Milano e abbiamo portato a casa un grande Sì, riconoscimento. questo è un riconoscimento molto, molto importante. Dopo 30 anni di attività, sono stato premiato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Siccome io faccio parte dell'equipe Eccellenza italiana e mi hanno dato questo premio come maestro per tutti i valori dei prodotti che noi facciamo del territorio e delle eccellenze che abbiamo in Calabria. Ecco, lei parla dei prodotti del territorio, ecco, cosa abbiamo fatto degustare lì a Milano? Abbiamo fatto degustare dei prodotti, diciamo, al Clementino, che sarebbe un biscotto antico al Clementino di Calabria, la pizza di Borrello, che è un impasto fatto con della liquirizia, delle noci, dei fichi, e poi l'antica anacatola calabrese, che è una ricetta tramandata dai miei nonni, quella là che è molto buona, e poi un biscotto al cedro, al limone di Calabria. Ecco, poi non possono mancare da voi i torroni, Sì, colà. le nostre specialità dei torroni, quello che va molto di più e che piace molto sarebbe il torrone all'ostia, che è fatto con mandorle e miele, con una cottura di 5-6 ore di cottura, senza zucchero, cioè solo cottura del caramello e del miele, questo qua, ed è molto buono. Poi abbiamo una gamma di torroni morbidi, al limone, all'arancia, al caffè, alla liquirizia, facciamo i fichi secchi ripieni. E poi torrone al rum, e poi quello che stiamo puntando molto, molto sono i panettoni al pistacchio e tre cioccolati, che sono molto buoni. E poi per la fiera di San Gregorio abbiamo in mente di fare un'idea molto importante, una novità, che faremo un panettone con una crema al bergamotto all'interno, che lo presenteremo alla fiera di San Gregorio qua a Laureano, che è una fiera antichissima che si fa ogni anno la domenica del 19 novembre. Correggo la data: il 21, che noi fa faremo all'esterno della pasticceria, faremo un laboratorio all'aperto dove faremo vedere i prodotti del nostro territorio, e così facciamo degustare a tutti i clienti, a tutti quelli che vengono a visitare la fiera, i prodotti del territorio.